Dai, va bene, vi racconto un po' di robe su vendere sui marketplace. Beh, questo sono io. Non vi dico chi sono, mi conoscete già, avete i miei contatti. Se mi scrivete su LinkedIn, ci scambiamo un po' di informazioni e di cose. Allora, la cosa interessante è che quest'uomo non dorme più la notte. Vi leggete un articolo di Business Insider di qualche giorno fa e scoprite perché non dorme più la notte. In realtà non è colpa di sua figlia che ha 3 mesi. La sua colpa è questo. Lui si sogna ogni notte Jeff Bezos. Quest'uomo è Sir Martin Sorrell, che è il CEO di WPP, che è il più grande gruppo pubblicitario al mondo. Ha 72 anni, ha una figlia di 3 mesi, pensa all'immortalità della vita, perché a 72 anni avere una figlia di 3 mesi è pensare che sei fondamentalmente immortale. Ogni notte sogna Jeff Bezos perché le entrate pubblicitarie di Amazon negli Stati Uniti nel 2016 sono cresciute del 60% e sono a 1,3 milioni di dollari. Poca cosa rispetto ai 34 di Google e ai 15 miliardi di Facebook, ma pericolosamente in crescita. Uno dei consigli che io vi darei sempre è leggetevi periodicamente anche il European Supermarket Magazine. È una rivista che parla di grande distribuzione, di grandi vendite, di commercio online, assolutamente interessante, e dove trovate dentro l'altra notizia che è del 10 di aprile, dove c'è Omnicom e WPP che ricevono da Walmart una proposta assolutamente intimidatoria che gli dice: da domani mattina vi paghiamo il 20% in meno di commissione sulle campagne pubblicitarie. Perché? Perché Walmart ha in corso una grandissima battaglia di prezzo con Amazon. La battaglia di prezzo che c'è negli Stati Uniti tra Amazon e Walmart avrà riflessi incredibili su tutto il mondo dell'e-commerce. Basta aspettare un po' di tempo e vedete cosa può succedere. L'altra cosa molto interessante che è di ieri è che Walmart sta dicendo negli Stati Uniti a chi compra online e va a ritirare la merce dentro Walmart, nei negozi di Walmart, ha uno sconto ulteriore sul prodotto. Walmart ha una cosa che Amazon non ha, ha i punti vendita. Walmart non c'è in Europa, però queste strategie potrebbero benissimo essere adottate da Carrefour, Auchan, Tesco. Grande distribuzione e distribuzione molto importante in tutta Europa. In realtà nessuno, come Amazon, ha dati sul nostro modo di comprare, conosce quanto spesso noi facciamo la spesa e conosce quali sono gli elementi che guardiamo e quali decidiamo di non comprare. Non solo quelli che compriamo, ma anche quelli che decidiamo di non comprare. Tenete presente che le persone che entrano dentro su Amazon entrano con la carta di credito in mano, non fanno ricerca sul prodotto, non fanno ricerca su informazioni, cercano cose da comprare. Un'occhiata a alcuni dati che arrivano direttamente da Amazon. Amazon è sulla buona strada per causare forti mal di testa a tutti, perché i tassi di crescita combinati di Amazon superano di gran lunga i tassi di crescita del mercato totale al consumo. Due dati su alcuni prodotti di grande consumo, ferramenta e sistemazione della casa. Questi sono dati riferiti a 3 mercati, 5 miliardi le vendite totali di Amazon sul ferramenta negli Stati Uniti, la cosa più venduta è il termostato Nest, 300 milioni in UK, termostato Nest il più venduto, 600 milioni in Germania, con il Makita che è il prodotto più venduto. I tassi vanno di crescita dal 35, 20, 60% anno su anno. In realtà questi sono i prodotti che vengono venduti e sono prodotti che sono all'interno di queste categorie. Ora, interessante capire perché gli inglesi comprino decorazione quando smaltano col nitro dappertutto, però è il prodotto più venduto, uno dei prodotti più venduti su Amazon UK oppure l'idraulica per bagno perché compreranno finalmente i bidet per mettere dentro le loro case. È ovvio, no? Che hanno il doppio dei rubinetti e quindi comprano anche questo tipo di robe. C'è un venditore in UK, questo in realtà vende su eBay, si chiama.